Buongiorno, oggi andiamo a vedere come creare uno star trail in maniera molto semplice con Photoshop. Vado subito ad aprire le mie foto che ho scattato ovviamente in formato RAW, quindi le vedremo qua in formato CR2, il formato RAW della Canon. Vado a selezionarle tutte, Photoshop immediatamente andrà ad aprirmi il filtro di camera RAW in modo appunto da riuscire a regolare e a migliorare le mie immagini, diciamo, grezze. Qua a sinistra vediamo che mi ha aperto tutti i miei scatti, al centro vediamo il primo contornato d'azzurro e a destra tutte le regolazioni che possiamo andare a fare. Cosa faccio io di solito? Cerco di andare a migliorare la visione appunto delle stelle, quindi cerco di abbattere un pochino il fondo cielo cercando di aumentare la visibilità delle stelle, mantenendo però in questo caso abbastanza visibile il soggetto da me selezionato, in questo caso questa parabola, questa torre per le comunicazioni. Detto ciò, faccio tutte le mie regolazioni del caso. Questa è una cosa che deve essere, a parere mio, molto personale. E infine cerco di risaltare, già come dicevo, le stelle sul fondo cielo senza desaturarle, ma allo stesso tempo senza esaltarle troppo. In questo star trail ho qualche nuvola, specialmente negli ultimi scatti, ma faccio finta di niente, a fine lavoro quasi non si noteranno. Per comodità vado infine a salvarmi i parametri sulla penultima casella del filtro di camera RAW della prima immagine, in modo che poi io riesca ad applicarli in un colpo solo su tutte le altre. Come avete visto, cliccato su questo simbolino qua, mi salvo i settaggi fatti. In questo caso scriviamo Star Trail 1, perché ne ho altri già fatti qua salvati, questo qua lo chiamiamo 1 in modo che riusciremo a distinguerlo. Lo salvo, ecco qua che mi salva un preset con tutto quello che ho fatto su questa foto. Se io vado di conseguenza sul mio secondo scatto e clicco sul preset che ho appena creato, mi applica i cambiamenti della prima. Per fare prima questo procedimento vado a selezionare tutti i miei scatti e applico appunto il preset appena creato. Photoshop inizierà a lavorare e a crearmi tutte le immagini con il preset appena creato. E rieccoci che Photoshop ha finito di applicarmi tutto il preset. A questo punto, che ho le mie immagini tutte messe un pochino a posto, vado a salvarmele come? Me le salvo in JPEG, in modo che Photoshop riesca a lavorare un pochino in maniera più fluida, e tanto le mie immagini ormai dovrebbero essere già a posto per un'immagine finale. Quando vado a salvarle, ovviamente le devo aver selezionate tutte, come ho fatto prima per il preset, e me le salvo in un'altra cartella, in modo da avere due cose separate. Me le salvo, ovviamente, in JPEG. Cerco di mantenere comunque la qualità massima, quindi qua sulla voce qualità cerco di metterla sempre al massimo, e da qui me le salvo. Anche in questo caso Photoshop ci impiegherà un attimo. Qua vediamo quante immagini mancano alla fine del salvataggio. E quindi acceleriamo un pochino il video. Eccoci qua. Adesso a Photoshop mancano solo due immagini da salvare in JPEG e vedremo adesso come procedere una volta finito. Il Camera Raw ha finito di salvarmi tutte le immagini, di conseguenza qua posso chiudere tutta questa finestra e tornare alla schermata principale di Photoshop. Ora vogliamo aprire le nostre immagini in modo che però appaiano tutte in un unico, solamente su livelli. Non vogliamo che ci apra troppi file, di conseguenza andiamo su file, non andiamo su apri come faremmo normalmente, ma invece andiamo su script, carica file in serie, e andiamo appunto a selezionare da sfoglia tutte le nostre immagini appena salvate in JPEG nella nostra nuova cartella. Photoshop ce le ha numerate già in serie, quindi abbiamo 140 immagini in questo caso, e andiamo ad aprirle. Anche in questo caso Photoshop ci impiegherà un attimo per riuscire a aprire tutti i nostri file. Ripeto, abbiamo 140 immagini, ma vedremo che appunto ce le caricherà tutte qua a destra sotto forma di livelli e non in alto come farebbe normalmente avessimo premuto semplicemente apri selezionando tutte le nostre foto, aprendocele invece sotto forma di diversi file, e non potremo lavorare uno sull'altro. Anche in questo caso accelero un pochino il video per non farlo durare un'eternità.
Ecco che Photoshop ha finito. Vediamo appunto che qua sulla destra in basso abbiamo tutti i nostri livelli con le nostre immagini in JPEG finite. Cosa possiamo notare? Non le ha messe perfettamente in ordine di numero, la cosa ci interessa relativamente. Vediamo inoltre che purtroppo in questo Star Trail, quando l'ho fatto, c'era qualche nuvola. La cosa ci interessa anche in questo caso relativamente, non avremo un risultato finale perfetto, ma comunque riusciremo ad ottenere perfettamente la nostra rotazione delle stelle a fine del nostro lavoro. Cosa facciamo in questo momento? Andiamo un'altra volta a selezionare tutti i nostri livelli. In questo modo, molto semplicemente. Io vado dal primo all'ultimo tenendo il tasto maiuscolo attivato in modo che me li selezioni tutti. Vado sui filtri e vado a cliccare su schiarisci. Ecco che il nostro Star Trail è praticamente finito. Da qui possiamo andare a regolare gli ultimi valori, magari scurire un po' la nostra colonna, cosa che possiamo andare immediatamente a fare. Vado a unire tutti i livelli in modo che andrò a lavorare su un'unica immagine e non una per una, cosa che invece Photoshop farebbe normalmente. Vediamo che appunto mi sta unendo tutti i livelli visibili, quelli che hanno la spunta dell'occhiolino attivata. In modo che appunto, ripeto, potremmo andare a lavorare su una sola immagine finita. In questo caso avevo puntato sulla stella polare, avendo appunto questa torre davanti, in modo che la rotazione fosse immediata. A fine video lascerò in descrizione come e con cosa ho scattato questa immagine. Photoshop ha quasi finito di unirmi i livelli. Da qui poi è molto personale, ripeto, questo qui è un tutorial base su come elaborare uno Star Trail. Ripeto, rimane molto personale andare poi a regolare effettivamente gli ultimi valori della nostra immagine. Personalmente abbasso un pochino la luminosità e alzo un po' il contrasto per riuscire ad avere appunto di nuovo un pochino di dinamica nella foto. Con questo è tutto, abbiamo il nostro Star Trail finito, eccolo qua, e i dati di scatto. Spero che possa esservi utile, ci vediamo nel prossimo video. Buona continuazione e cieli sereni!